Il fiuto di un carabiniere antidroga a quattro zampe, il pastore tedesco Dolomites Augustus, in forza al nucleo cinofili di Palermo, ha consentito nelle prime ore del mattino ai militari dell'aliquota operativa della compagnia di Alcamo, con l'ausilio di carabinieri di Buseto Palizzolo, di arrestare un alcamese, Antonino Mistretta, di 42 anni, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. Il cane ha infatti individuato all'interno dell'abitazione di Mistretta in via Tressanti e precisamente in un'intercapedine muraria nella lavanderia dell'appartamento oltre mezzo chilo di hashish e mezzo etto di marijuana. All'interno della casa sono stati infine trovati e quindi sequestrati denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita, e un bilancino di precisione. Antonino Mistretta è stato accompagnato in carcere. L'uomo aveva finora portato avanti un'attività di panineria itinerante denominata Il Panino da Sballo, un nome che, secondo gli investigatori, non sarebbe proprio casuale, a giudicare dall'illecita detenzione di stupefacenti all'interno dell'abitazione.